Mister, domenica c'è un difficile impegno contro la Sarnese. A quale partita assisteremo? Ma assisteremo a una partita importante perché la Sarnese sta giocando bene, una squadra che è insieme da un po' di anni e una Cavese che ha voglia di continuare a fare bene, almeno sotto il profilo dell'intensità, dei risultati. Quindi sì, secondo me si vedrà una bella partita su un campo che permette di giocare a calcio, quindi l'idea è quella di fare una grande partita. Un dato particolare è questo, che la Sarnesi ha segnato 12 gol e tutti i gol li ha segnati in casa. Preoccupato da questo dato? No, onestamente non è il problema di essere preoccupato. Io continuo a dire che cioè, ci sono delle buone squadre, la Sarnese è fra queste, nel senso che loro hanno un collettivo, giovani interessanti, e quindi non mi meraviglia il fatto che abbiano fatto bene in questo scorcio di campionato. Io continuo a dire che questo è un campionato equilibrato, un girone più equilibrato degli ultimi anni, e quindi non bisogna meravigliarsi che la continuità di alcune, perché la Sarnese se fa bene perché c'è una continuità di progetto tecnico, c'è una squadra che gioca insieme da un po' di anni, un bel mix fra giovani e meno giovani, quindi alla lunga poi le squadre incominciano anche a giocare bene e i risultati della Sarnese onorano questo tipo di mentalità calcistica. Contro la Sarnese ritorneremo a giocare senza pubblico al seguito, poteva essere l'uomo in più. Ma il nostro pubblico è sempre l'uomo in più, ci dà una spinta importante, ci aiuta, ci sostiene per tutti i 90 minuti e anche oltre, visto quello che si fa a fine partita. Quindi è normale che, anche se era nell'aria, sinceramente, sapevo un po' dei precedenti, anche con le tribune totalmente agibili, non hanno permesso la trasferta negli anni passati. Adesso che so che la tribuna non è agibile allo Squitieri, lo davo per scontato. Ovviamente è un grande disagio per noi, però torniamo sempre allo stesso discorso. Questo ci responsabilizza ancora di più perché sappiamo che poi dobbiamo tornare domenica prossima, anzi mercoledì, perché mercoledì avremo già il turno infrasettimanale di Coppa Italia e dobbiamo cercare di far venire quanto più spettatori possibili facendo bene. Rientra Dideo, rientra D'Ancora, però notiamo che si è dovuto fermare Petti, può dirci qualcosa in più? No, posso dire soltanto che ho avuto una grossa botta alla caviglia sulla finire della partita scorsa e ha avuto un ematoma per quasi tutta la settimana, l'ha tenuto fuori dalla squadra. Questa mattina stava un po' meglio, però mi auguro che per mercoledì a Coppa possa rimettersi in mostra.